qua questa tendina, diciamo che non si usa tanto nei montaggi video riguardo il computer o i videogiochi, perché è la stabilizzazione e praticamente vede se il video è mosso e cerca di farlo diventare più stabile. Questo quando ci sono per esempio le riprese col cellulare o con videocamere che non hanno la funzione, vedete, potete mettere queste impostazioni che comunque poi si devono regolare. Poi qua c'è l'audio, possiamo mettere l'audio automatico e qua possiamo abbassare il volume degli altri clip. Credo che si capisca comunque già dal nome. Però questa opzione che si trova dopo il volume è la riduzione del rumore di fondo, quindi se magari c'è un trapano sotto casa e voi state registrando, potete ridurre il suono facendo così e potete aumentare la riduzione o diminuire. Questo però, ve lo dico, influirà sull'audio del vostro video. E qua potete scegliere migliora la voce, miglioramento della musica e altre impostazioni. Vi faccio vedere un esempio. Se io ora metto migliora la voce, sentite. Allora, non ho cambiato niente dall'ultima. Vedete, se io metto miglioramento musica, sentite come diventa il video. Sì, non perdiamo tanto tempo. Allora, si cerca di rendere più evidente e cerca di rendere il suono, diciamo, migliore della musica, invece qua della voce. Quindi potete scegliere quello che volete, dovete anche andare un po' a provarli perché è un po' difficile spiegarli tutti, ve li farei provare anche io tutti. Questa è la velocità, potete decidere se mettere la velocità lenta, veloce oppure personalizzarla. Se io provo a mettere lenta, tutto il video sarà diventato più, diciamo, più lento, cioè durerà di più. Prima durava 21 minuti, come vedete, se io metto lenta dura 43 minuti. Già che i video di Minecraft sono noiosi, ma se li facessi così. Se invece metto veloce, guardate, è diventato di 10 minuti. Che è quello che faccio io praticamente quando faccio i video dove sono noiosi. E potete decidere anche la velocità della correzione che avete fatto della velocità. Quindi allora vi spiego. Taglio ora un pezzo di video per farvi vedere meglio questo pezzo. Ora io metto velocità veloce o anche lenta, è uguale. Se voi ora la sentite sarà così. Ok. Se io la metto a per 4 sarà ancora più veloce, che non dura neanche più. Vedete? Se la metto per 8 dura ancora di meno. Se la metto per 20 impazzite. Cioè veramente si impazzisce, vedete? Non si capisce niente. Ok, direi che va bene. La stessa cosa vale per quando si mette lento. Potete mettere il 50% e il 10% e così via. Oppure normale. Potete anche mettere mantieni la tonalità. Allora, per mantieni la tonalità si intende che se io ora la spunto, vedete che diventa la vocina. Se io metto mantieni la tonalità rimarrà la mia voce. Ok. E voi potete mettere inverti, cioè il video è al contrario. Vi faccio vedere, così è normale. Se io metto inverti, ed è fantastico, senza aver bisogno di programmi come Premiere oppure Sony Vegas. Si possono fare tutte queste cose. Oppure potete mettere personalizzato, mettete la vostra percentuale, 5%, che è veramente una cosa assurda.
Oppure se non volete andare qui, io di solito quando monto i miei video non faccio così, faccio direttamente nella parte che devo velocizzare, faccio mostra editor di velocità e lo faccio manualmente. Ok? Ho cancellato tutto il video. L'ultima cosa sono gli effetti. Sono sempre gli stessi che avevo fatto vedere nello scorso video. Capovolto. Okay. Oppure il laser. Capovolto sarebbe al contrario, no? Vedete la mappa? Vedete, qua è normale. La mappa invece è al contrario, così. Questo è Razer. Cartone animato. Pellicola invecchiata. Grana pellicola. E così via. Scegliete quello che vi piace, se lo dovete mettere. Potete mettere anche degli effetti audio che comunque avevo fatto vedere già nello scorso video. Allora, andando verso la fine del video, vi faccio vedere un po' che cosa potete fare se evidenziate un clip e fate tasto destro. Allora, se cliccate su riproduci, ovviamente vi riproduce il clip. Taglia, lo taglierà. Copia, elimina, si sanno. Dividi clip, ve l'ho fatto vedere, sarebbe per tagliare il clip, cioè dividerlo. Aggiungi un fermo immagine, se lo clicchiamo ci farà un fermo immagine di una parte. Per esempio, io voglio fare, faccio vedere meglio, questa parte qui dove taglio l'albero. Aggiungi fermo immagine, rimarrà un'immagine ferma. Poi separa audio, serve per appunto separare l'audio, si capisce, e per regolarlo meglio. Così potete fare mostra riduttore clip, che sarebbe per fare una specie di editor di precisione, si chiamava così prima, e serve normalmente per tagliare e ridurre clip, sempre la solita cosa ripetuta mille volte. Poi nascondi editor di velocità, vabbè, quello di prima. Aggiungi dissolvenza incrociata, che sarebbe praticamente, cioè vi mette alla fine del clip che voi avete messo la dissolvenza, così. E poi mostra nell'evento, vi fa vedere tutto il filmato nell'evento che avete prima importato. Ora andiamo a vedere la barra di sinistra. Allora, di solito quando si deve scrivere una cosa si mette un titolo. Quindi voi potete scegliere un normale titolo che potete trovare qui. Quindi io scriverò tipo 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, faccina. E in quel minuto comparirà la fascina. Comparirà i numeri. E qua potete scegliere tra una marea di testi. Mappe e sfondi sono di solito per i montaggi riguardanti, cioè i soliti montaggi che si fanno magari quando si fa una gita di famiglia o robe del genere, ma può essere anche usata nei video. Per esempio questa mappa qui praticamente fa vedere la posizione. Voi mettete l'itinerario, noi ci troviamo per dire a San Francisco e dobbiamo andare a, e andiamo qui. È sempre lì vicino. Potete scegliere il mondo che volete. Questa è quella più realistica. Potete scegliere il mondo antico, l'acquerello, la carta politica e così via. Ora sta cambiando tutto e sta facendo un casino. Ok. Vedete? Ora vi metto quella di prima così si vede meglio. Ok, per dire. Mentre io parlo, comparirà sta cosa. Di solito queste si mettono all'inizio del filmato e si mette gita a da San Francisco a Mzuzu, ok? Da San Francisco a Mzuzu. E fa vedere di solito le immagini del viaggio. Poi qua troviamo delle immagini, possiamo dire così. Queste qua le avevo fatte nel mio primo video su YouTube, che le ho usate per fare una intro. Sono praticamente delle immagini che si muovono e potete usarle come vi pare. Di solito si mettono in un po' così a parte e poi si mettono sopra i titoli, così,
e si scrive quello che si vuole. Io scriverò una roba delle solite cose che si scrivo io, per dire ciao, e sotto c'è lo sfondo, possiamo dire così. Quindi poi ci sono anche quelli animati e così via. Potete scegliere, che ci sono comunque tante immagini. Andando su iTunes potete trovare tutte le musiche che voi avete inserito su iTunes. Su effetti sonori sono quelli che sono già messi su iMovie. E potete scegliere, ci sono una varietà, guardate quanti ce ne sono. Sono effetti sonori come l'urlo di un bambino, il vento, la finestra che sbattono, i telefoni, un sacco di cose, potete scegliere quello che volete. Dopo che avete finito di fare tutte le cose, dopo che io vi ho spiegato praticamente da capo tutto il nuovo iMovie, potete finalmente esportare il video. Sì, dopo un'ora di lavoro potete finalmente esportare il video. Però vi consiglio sempre di ricontrollarlo, di guardarlo e di vedere se vi è venuto decente il video. Pulsante migliora, vi migliora il video secondo le sue opzioni di miglioramento. Tipo ora guardate come me l'ha messo il mio bellissimo video. Avete finito di esportare il video. Siete felici, contenti dopo un'ora di montaggio, dipende se ci tenete al vostro video o se è lungo o breve, e potete finalmente dire ho finito di montare. E allora via con l'esportazione. Per esportare un video da iMovie basta andare, dato che mi sono arrivati molti commenti, non so come esportare il video da iMovie. Aiuto, acquamarina, aiutami. Andando su condividi vi ritroverete tutte queste schermate qua. Semplicemente se voi cliccate su cinema vi metterà il video su cinema qua, che sarebbe come una libreria con tutti i vostri filmati, che potrete vedere anche su un tablet sempre di Apple, quindi un iPad, e sarà gestito da iCloud, vedete? Quindi lo potete vedere anche con, semplicemente avendo iCloud. Questo semplicemente cinema, email, mandare un video via email, iTunes lo stesso, YouTube la stessa cosa, Facebook, Vimeo, sempre le stesse cose, immagine, ridurre tutto il video in un'unica immagine, e file è quello che interessa a noi. Voi potrete dire, ma perché non fai direttamente su YouTube? Perché io sinceramente preferisco andare facendo file, così da poter modificare poi tutti i miei file, ce li ho tutti io. Dopo che avete messo i vostri dati, fate su pubblica e vi pubblicherà il video direttamente. Quindi non avete neanche il tempo di mettere la descrizione al vostro video e così via. Ora devo annullarlo. Ok, tranquilla. Quindi io preferisco fare su file, cambiare il nome, mettere la descrizione che voi potete mettere qua, però diciamo che non è proprio la stessa cosa di metterlo su YouTube. Qua è ristretto e non viene molto semplice. Il tag sarebbero i tag che mettete su YouTube, in questo caso ci è messo iMovie. Qua potete decidere se mettere video audio o solo audio, beh, direi che sì, può immaginare. E qui potete decidere la qualità. Più bassa la qualità e meno il video peserà. Per dire, se io lo metto in HD, che sarebbe su YouTube sarebbe 720p, sarà di 578 MB. Se io lo metto in Full HD, cioè 1080p, su YouTube sarà di quasi 1 giga. Quindi regolatevi voi della qualità. Certo, se voi la mettete di qualità alta il video sarà più apprezzato, se la mettete questa qualità, che sarebbe la qualità del cellulare, non sarà diciamo molto apprezzato. Qua è la qualità sempre, la migliore, alto, media, basso e bla bla bla. Potete decidere se metterlo su cinema, se vi interessa vederlo anche su altri dispositivi. Poi andate su successivo e scegliete dove mettere il vostro file, documenti, archivi, documenti, hard disk, scrivania, applicazioni e bla bla bla. Ebbene ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video vi sia stato utile e niente, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Aquamarine!